partenza del nostro programma è proprio questo, una pubblicazione che io ho avuto il piacere di presentare quest'estate in quel di Palizzi. Esattamente la controcopertina di questo testo afferma: come può lo sport, la corsa, insegnare ad un semplice ragazzo di paese a vivere, a non mollare mai, nonostante le avversità della vita? Ismaele in queste righe racconta il viaggio della sua ancora giovane vita, grazie alle esperienze vissute con la corsa. Un viaggio che ognuno di noi, a prescindere dalle proprie passioni, spesso non riesce a iniziare perché non è in grado di comprendere cosa è veramente importante nella vita. Certo, questa pubblicazione mi ha subito portato e condotto a riflettere su quello che doveva essere il senso, ecco, di un incontro come questo. Ed è il titolo "Correndo imparato a camminare" è servito a inserire quelli che sono gli elementi diciamo simbolici, il rapporto sport, vita, sport, questo simbolismo che anima ognuno di noi, perché nella vita di ognuno di noi lo sport dovrebbe essere parte integrale. Il Laboratorio delle Arti e delle Lettere, le Muse di Reggio Calabria, domenica scorsa ha animato il consueto salotto settimanale con l'appuntamento "Correndo imparato a camminare". L'occasione, ha ricordato il presidente Muse Giuseppe Livoti, è data da una pubblicazione di un promettente giovane di origini calabresi, Ismaele Morabito, originario di Palizzi, vero e proprio volto della Calabria vincente, il quale ha scritto la propria esperienza di vita con lo stile del diario del taccuino da viaggio, volto alla scoperta dello sport come ragione di vita e scoperta dei suoi valori umani, formativi e culturali. Una conversazione animata da professionalità e personalità istituzionali come quella del presidente del Consiglio Comunale di Fiumefreddo di Sicilia, il dottor Giuseppe Nucifora, che condivide con lo scrittore la passione per lo sport. Nucifora ha ribadito come i giovani hanno bisogno di esempi di altri coetanei ed Ismaele è uno di questi. Il testo scritto non è solo pagine di cronostoria, ma anche esaltazione dei luoghi, dei paesaggi come quelli di Palizzi e di Fiumefreddo. Da qui la loro promozione anche turistica, poiché cittadina ed è scritta nella sensazione del vissuto. Pensiero questo condiviso dal sindaco di Palizzi, Walter Scerbo, sostenitore della forza interiore dei giovani che hanno origini nell'area ionica. Hanno una spinta in più, sostiene Scerbo, e dal film "Il ragazzo di Calabria" ad oggi i giovani ancora cercano il loro riscatto. Riscatto, commenta il primo cittadino, che Palizzi oggi ha, poiché gli spazi sportivi sono la nostra priorità programmatica e noi teniamo conto della vocazione dei territori. Lo sport è stato esaminato anche da un punto di vista formativo e la testimonianza della dirigente del liceo scientifico Alessandro Volta di Reggio Calabria, Mariella Palazzolo, è servita a informare sul ruolo della scuola innovata con la riforma dei licei del 2010. La cultura dello sport, conferma la Palazzolo, oggi la si studia, dobbiamo guardare avanti ed oggi il mio istituto guarda all'innovazione con i suoi spazi all'avanguardia per i giovani che poi sceglieranno questa disciplina come attività professionale. Lo sport è palestra di vita, aggiunge la dirigente, e noi attuiamo progetti ed iniziative, a volte lontani dai clamori della comunicazione, perché formare vuol dire operare per amore dei ragazzi. Maurizio Condipodero, presidente regionale del CONI Calabria, nel suo intervento ha esaltato l'attività sportiva e di scrittore di Ismaele Morabito. Lo sport è anche questo, comunicare, formare, serve per conoscere se stessi e i propri limiti. Il mondo antico vedeva gli sportivi di un tempo paragonati ai politici, ma oggi ciò non accade. Il mio impegno in CONI come presidente, ha detto Condipodero, serve a promuovere lo sport nella nostra regione, che purtroppo per scelte politiche sbagliate vede poche strutture. Non si pianificano gli spazi utili e non si è capito che con grossi eventi sportivi si può fare new economy.
Ismaele Morabito ha raccontato la sua esperienza di giovane scrittore che è servita a descrivere la sua passione sin da piccolo. Il fatto di essere un maratoneta, dice, mi ha visto sin da piccolo sostenuto dai miei genitori, sempre in allenamento, utile al corpo e alla mente. Ma l'esperienza che probabilmente scriverò è l'aver partecipato il 6 novembre 2016 alla maratona di New York, arrivando come italiano al 15° posto categoria Under 30, dopo 42 km circa. Un correre a bordo strada dove mi sono sentito cittadino del mondo con il tifo di un pubblico internazionale, confermando la mia idea, quella che lo sport unisce e rende tutti uguali. Ai nostri microfoni i protagonisti della serata presso l'associazione Le Muse. Beh, sicuramente i piccoli centri che non hanno grandi risorse devono puntare allo sport, devono puntare a ispessire quelle che sono le capacità di offrire ai propri figli, ai figli dei propri concittadini, le possibilità che solo attraverso lo sport si possono avere in dei piccoli centri, che solo così possiamo dare quel contributo ai nostri figli che saranno la classe dirigente del futuro, di crescere in maniera, come dire, insieme agli altri, in maniera tale da poter affrontare la vita con grande determinazione, con grande capacità di stare insieme, ma soprattutto con grande consapevolezza che lo sport significa anche stare insieme con grande tranquillità, con grande soddisfacimento, ma semplicemente senza competizione. Come diceva De Coubertin, partecipare è come essere presente con di Podero: non bisogna vincere, bisogna imparare dalle sconfitte. E allora, sbagliando, imparando a sbagliare dalle sconfitte, colmando gli errori delle sconfitte, si riesce a diventare uomini migliori. I microfoni di Merito TV, la dirigente Mariella Palazzolo, la dirigente del liceo scientifico Alessandro Volta, che è un liceo sportivo, presentato oggi in occasione di un libro in cui lo sport è vita. Com'è una dirigente vede la scuola del domani a indirizzo sportivo? Beh, ormai il liceo sportivo è una realtà. È ormai da 3 anni che al liceo Volta, oltre il liceo scientifico tradizionale e il liceo delle scienze applicate, abbiamo l'indirizzo sportivo. È un indirizzo che offre agli studenti un curriculum verticale di approfondimento scientifico della cultura dello sport, per cui da una parte applicazioni di fisica, di matematica, di scienze alle discipline sportive e dall'altra una formazione etico-valoriale che appunto pone in essere il meglio della cultura sportiva, per cui per gli studenti veramente il liceo Volta diventa una palestra di vita. Che cosa vuole essere la scuola del domani, il liceo scientifico? Come formerà le nuove generazioni? Beh, il liceo scientifico Alessandro Volta ha posto in essere un'attività di ricerca didattica che è volta a rispondere ai bisogni delle nuove generazioni, dei nativi digitali ormai anche superati come nativi digitali. Tra 5 anni il mondo sarà veramente velocizzato attraverso la comunicazione, attraverso la gestione dei dati. Non può un liceo scientifico non essere al passo con i tempi. Quindi è importante formare al pensiero computazionale, quindi al coding, ma soprattutto alle applicazioni di scienza e promuovere quelle che sono le lauree scientifiche. Per quanto riguarda l'indirizzo sportivo, noi sicuramente attraverso esperienze nazionali e anche oltre amplieremo sempre più questo indirizzo per creare una sorta di cittadinanza globale.